Standing Show Parì continua. Siamo allo stand di Evoca Group SPA e ci troviamo in compagnia del Country Manager Italia Luca Alemanni, che non vedevamo dai tempi di Venditalia. Quanto tempo, Luca? È passato molto, ma non moltissimo. Però siamo felici di essere qua in Francia oggi a Vending Show. Finalmente dopo 5 anni ci troviamo di nuovo in un mercato per noi molto importante a presentare la nostra visione del vending, la nostra visione che, come sappiamo, abbiamo detto, è un vending che vuole essere sostenibile, innovativo e digitale. Luca, intanto noi abbiamo proprio qui nei dintorni, siamo riusciti a fermarlo per qualche attimo, il responsabile commerciale francese Frédéric. Vieni Frédéric, vieni con noi, vieni qui. Allora presentati, nome, cognome e ruolo. Bonjour, Frédéric Fougerolles, directeur général de la filiale française. Nous sommes très très heureux de pouvoir participer à Vending Show cette année. Nous n'avons pas pu malheureusement avoir d'événement tel que celui-ci pendant 4 ans et nous sommes très heureux de pouvoir recevoir nos clients à nouveau, se réunir, partager un moment convivial et découvrir et faire découvrir nos nouveautés. E allora buona fortuna per lo sviluppo del commerciale in tutta l'area francese, Frédéric. Ti lasciamo dunque al tuo lavoro perché abbiamo visto che ci sono tantissime persone che ti attendono. Luca, passiamo a noi e allora facciamo un riepilogo di tutto ciò che è offerta italiana e francese in questo mercato che per voi è importantissimo. Sì, la Francia per noi è uno dei principali mercati dove siamo presenti ormai da tanti anni con una filiale importante e seppure sono nostri cugini da un certo punto di vista hanno anche però delle abitudini di consumo che sono leggermente diverse dalle nostre. Abbiamo quindi un'offerta sicuramente molto più mirata per quello che è il loro mercato, però comunque presentiamo in questa occasione anche delle novità che saranno sicuramente molto attese e apprezzate anche dai nostri clienti affezionati italiani. La prima è quella che è alle nostre spalle, che io sto coprendo ma che voi potrete vedere nel frattempo attraverso le immagini che abbiamo girato prima di questa intervista. In breve, di cosa si tratta? Sì, si tratta della nostra macchina di punta, la Maestro, la nostra macchina dedicata alle locazioni importanti, che è stata ulteriormente sviluppata grazie all'inserimento all'interno di questa macchina di un sistema di gestione del latte liquido che consente all'operatore di togliersi da un'operatività complessa come quella che potrebbe avere in macchine di altro tipo e non dovendo toccare la macchina per 5 giorni. Per 5 giorni si garantisce la sicurezza alimentare e la possibilità all'utente di poter beneficiare di bevande a base di vero latte, schiumato, non schiumato, freddo e caldo e tutte le bevande e le ricette che possono essere costruite grazie a questo ingrediente che siamo abituati a vedere in contesti di altro tipo come nei bar o nell'oreca più tradizionale. E ancora abbiamo altre novità che voi presentate in altri angoli di questo mega stand, voi fate sempre le cose in grande. Allora ci proviamo, devo dire che è sempre difficile, nonostante lo stand sia grande, trovare gli spazi per mostrare con adeguata enfasi le novità che portiamo, quindi magari concentriamoci su almeno un'altra novità di cui vi vorrei parlare, che è il nostro nuovo modello Impulse a 10 spirali, si chiama Soprano, lo presentiamo, l'abbiamo recentemente presentato alla Fiera in Spagna e lo presentiamo per la prima volta qua in Francia. È un modello molto elegante ma che punta come tutta la gamma Impulse Evoca Necta sulla sostenibilità e sui consumi energetici al top della gamma. Anche questa macchina quindi non potrà mancare in locazioni che vogliono avere un'offerta ampia ma non che buttando anche un occhio appunto ai consumi energetici.
Ci sarebbero anche altre novità di cui parlare, ma non svegliamo qualcosa di cui potremo andare a parlare nel corso di OST 2023 a metà ottobre a Milano Rho, altrimenti poi dovremmo ripetere l'intervista con gli stessi prodotti. Possiamo però dire che, in attesa di tutte le novità che andrete a presentare nel prossimo maggio a Venditalia 2024, avremo appunto qualcosa di cui parlare in ambito più Horeca che vending, naturalmente, proprio a OST. Assolutamente, abbiamo in serbo tante sorprese in ambito Horeca, ma credo che chi ci verrà a trovare a OST troverà anche qualche ulteriore novità non presentata nemmeno qua oggi in ambito vending. Quindi vi diamo appuntamento ovviamente a OST, e un grazie Fabio e a presto a tutti i nostri clienti.